tomba di San Nonnoso. Sì, ma era santo originario. E qua non si vede. Che è del IV secolo. Qui abbiamo alcune iscrizioni, qui abbiamo alcune sovrapposizioni evidentissime. Allora, questa l'hanno chiusa, ma questa, qui c'era un'altra apertura che dava sulla valle, e questa usciva invece da quest'altra parte, verso la collina. Questo è un simbolismo significativo. Adesso andiamo a vedere queste altre cose. Sì, questa è roba recente, è roba del settimo tavolo. Sì, sì, ma si vede. Nel Settecento, sì. Quando in linea di massima hanno fatto tutte queste sovrapposizioni. Sì, sì. E qua c'era invece, praticamente, vedi il pavimento sotto? Questo è quello originario. Sì, sì. E qua c'era proprio il selciato del cardo. E che passava qua e di là, che vedo? Questo era un punto di incrocio fatto esattamente nel punto di incrocio delle strade di una delle diciamo derivazioni della via Marina. Questo mi ha portato, e questa invece è la tomba di Sant'Anastasio, vedi? Niente, che hanno posto poi in epoca successiva, perché questa non c'era, sempre attorno al quarto, settimo secolo. Niente meno. Ora, l'umidità che si sente qui mi fa pensare appunto a quelle carceri dove per secoli queste brave persone richiudevano i condannati o i condannabili, soprattutto quello più recente, soprattutto gli eretici, capito? Ah, sì. Qui l'umidità che c'è qui era una meraviglia, e poi pensate che appunto queste carceri, che hanno ovviamente gioito della presenza di personaggi del calibro di Tommaso Campanella o di Giordano Bruno, non avevano nemmeno la luce. Che invece qui c'è. Lo vedi? Guarda un po', lo vedi che c'è dentro? Vediamolo. Eccolo qui dentro, certo. Il pilastro originario. Sì. Qui non si, eccolo sì. Riusciamo a vederlo, sì. Comunque, portare qui una troupe di pellegrini a San Pietro e a rovinare Roma, no? Con questa carica di batteri, di demografica che opprime il centro, li porti qua e gli fai un mondo nuovo, un mondo diverso, ma che comunque arricchisce la nostra identità culturale. Sono perfettamente d'accordo. La arricchisce nel senso che ti fa vedere esattamente la verità, che razza di storia abbiamo vissuto noi. Ma non accentrata solo a Roma, ma diffusa, completa, generale. E che razza di storia si è impressa nel DNA degli italiani, questo è il fatto. Questa è una bellissima maternità. Qui siamo già per attorno al 1000, 1200. Questa è bellissima. Sì. Indipendentemente da quello che vuole rappresentare. Ma questi personaggi veri, lo vedi questo frate francescano? Si vede. Vedi. Anche questa. Questa è fatta bellissima. La maternità è eccezionale. Guarda che chiariscuri. Che profondità prospettica, ma anche lo sfondo, guarda, colori veri, colori fatti a mano, te lo vorrei ben vedere. Vedi, 1488, vedi? Maria è certo. Grazie, 1488 è certo, chi ti ricorda? La Madonna col bambino. No, chi ti ricorda?
La grande arte fiorentina. Sì, beh, la donna col bambino, certo. Pre-rinascimentale. Certo. Valeva la pena di fermarsi? Assolutamente sì. Ma non si osta più per andare sopra da qua? Non hanno ancora l'agibilità, non hanno fatto la consegna dei lavori, Quindi bisogna andare sopra. Sì. E invece ho visto che hanno fatto il percorso nuovo, qua, invece di scendere giù di là si passa di qua. Tutti e due. Quelli si arriva al fontanile. Infatti no, io voglio andare al Ponte del Diavolo, al Ponte della Mola. Si passa sempre da lì. Da sopra.